Ciao, qui Liprandi. Oggi salutiamo Giampiero Briganti, Apple Grey 14 TM e Resident Davis God. Avete nomi stranissimi. Questo è il gioco Sfida Gnam dal 1985, quindi molti di voi non l'hanno mai visto prima. Ma io l'ho desiderato per tanti anni. Era nei negozi di giocattoli quando ero un bambino piccolo. Lo desideravo tantissimo, ma non potevo averlo. Ma quando desideri veramente qualcosa, beh, basta aspettare 30 anni e finalmente eccolo qui. Sfida Gnam era fatto in Italia, cioè letteralmente made in Italy, da una compagnia che si chiamava Del Ponte, ma fatto su licenza da Bandai. Ora, ho fatto un po' di ricerca su internet per capire quale fosse il legame tra questo gioco e Bandai. E non ho capito, sinceramente non so se Del Ponte avesse comprato gli stampi da Bandai, oppure se Bandai fosse semplicemente proprietaria di questi personaggi. Forse questa connessione con la Bandai è il motivo per cui i nostri due trogloditi hanno l'aspetto dei personaggi di cartoni animati giapponesi degli anni 80. Questa è la scatola in cui li ho trovati ed è la scatola che vedevo nei negozi da bambino. Non è uno spettacolo, sembra divertentissima. E vediamo questi trogloditi che hanno veramente tanta fame. Il gioco Sfida Gnam è, diciamo, ispirata alla lontana al gioco Rock'em Sock'em Robots. Per chi di voi non lo sapesse, Rock'em Sock'em Robots era un gioco veramente molto divertente e molto popolare, creato dall'americana Mark Stoys nel 1964. C'erano due robot, uno blu ed uno rosso, che facevano a cazzotti in un ring per la box. Ogni giocatore aveva due bottoni per controllare il proprio robot, ed il primo che avesse dato un cazzotto nello stomaco all'altro gli avrebbe fatto saltare via la testa dal torace. Era un gioco molto divertente e generò letteralmente dozzine di imitazioni in tutto il mondo, con tutti i personaggi che possiamo immaginare che facevano a pugni. Il gioco Sfida Gnam è invece un po' più semplice. Abbiamo due uomini dell'età della pietra che hanno tanta fame. Sono già pronti con la forchetta ed il coltello per addentare un pezzo di carne, direi, che penzola davanti a loro da questo palo. Vedete, c'è un osso nel bel mezzo, sembra decisamente saporito. Ogni giocatore ha un solo bottone a disposizione per controllare il suo troglodita. E quando premiamo il nostro bottone, il nostro troglodita farà un passo in avanti cercando di addentare la carne. Il primo dei due che riesce a morderla farà cadere a terra l'altro. Perciò giochiamoci, proviamo un po'. Quasi. Oh, ha vinto il giallo. Sì, allora, facciamo un altro tentativo. Basta togliere il pezzo di carne dalla bocca sua e rimetterlo in posizione. E ora riproviamo, rivincita. Il giallo ha vinto di nuovo, direi che per oggi il rosso rimane a digiuno. Allora, vi è piaciuto? A me piace un sacco. E basta la pena aspettare 30 anni per metterci le mani sopra? Sì, secondo me sì. Allora, se vi piacciono i giocattoli vecchi, se vi piacciono i giocattoli in generale, beh, noi ne abbiamo a migliaia. Non dovete fare altro che condividere il video e iscrivervi. Ciao!